Bene, e ora mi metto in contatto con l'ultimo, il terzo ospite di oggi, che è un esponente di Ippocrate Org, che ci parlerà di scuole parentali, ed è Ivan Fiorillo. Ecco, Ivan, mi senti? Ottimo, Tutto bene, ti sento Gennaro perfettamente. bene, bene. Allora, Ivan Fiorillo, tu parli a nome di Ippocrate Org, no? Esatto, bentrovate e bentrovati a tutti intanto. Altrettanto a te. Allora, dai, parlaci un po' di cosa fai all'interno di Ippocrate Org. Di cosa ti occupi e di cosa può interessare ai radioascoltatori qui nel Veneto di Radio Gamma 5. Dici, dici. Certo, grazie Gennaro. Sono Prego. stato selezionato come rappresentante di un'anima che fa parte di Ippocrate Org, perché voi sapete che sin dal 2020 questa rete di medici si è poi ampliata e ha iniziato ad occuparsi anche di ambiti della società che non fanno parte prettamente della sanità. Nel nostro Già. caso ci stiamo occupando anche di educazione. E infatti sta nascendo, si sta per costituire una federazione, la Federazione di Educazione e Istruzione Parentale, e pensate che questa è la prima rete in Italia che si struttura come collegamento tra le varie realtà di educazione e di istruzione parentale esistenti, ma non solo, perché se noi consideriamo anche il modo in cui è nata questa federazione, anche i suoi obiettivi e il fatto che parte e che è parte di una struttura molto complessa come quella di Ippocrate Org, beh, di sicuro è un'esperienza unica al mondo e non poteva che succedere proprio in Italia. Quindi tutte le realtà di istruzione parentale, scuole parentali, hanno voluto, la maggior parte di loro, mettersi insieme senza perdere la propria identità, ma per trovare qualcosa che le potesse accomunare, per darsi anche delle direttive comuni e per cercare insieme di costruire un mondo futuro comune che possa raccogliere tutti i nostri desiderata. sì. Aggiungo che in questi ultimi anni le scuole parentali hanno avuto uno sviluppo enorme a causa del periodo Covid, no? Del fatto che nelle scuole c'era questa regia governativa, c'erano C'era questi e c'è, perché obblighi e c'è ancora. Eh sì, è vero, è vero. il dispositivo giuridico del Covid non è stato annullato neanche nell'ambito scolastico e quindi in alcune circostanze si può riattivare. Eh sì, infatti. E quindi tanti genitori si sono organizzati con degli insegnanti e hanno dato vita a queste scuole parentali. E quindi ecco, è nata questa federazione, questa FNEIP o FEIP, dillo tu, spiega tu. Sì, esatto, è FEIP, quindi FEIP. Federazione Educazione Istruzione Parentale. Ah, ecco, non. Presto sarà disponibile anche il sito Sì. all'interno appunto dell'ecosistema di Ippocrate Org e su questo sito non solo si potranno conoscere tutte le realtà parentali che hanno deciso di dare vita, perché è una federazione questa nata dal basso. È stato chiesto lo scorso anno a Ippocrate Org di occuparsi anche di educazione perché si è vista questa realtà complessa come l'unica in grado di potersi occupare di questo tema che evidentemente è abbastanza bistrattato, no? Dai soliti canali e dai soliti media. Quindi Ippocrate Org si è assunto questa responsabilità, nasce questa federazione, sarà disponibile il sito e sul sito saranno anche pubblicati dei materiali per conoscere a fondo questo tema, quello del cosiddetto homeschooling, come
con un termine inglese di cui magari tra poco parleremo anche. Sì, sì. Beh, il sito è ippocrateorg.org, ecco, ricordiamolo. Bisogna scrivere due volte org in pratica, se no, se lo scrivete una volta sola, se scrivete solo ippocrate.org vi manda da tutt'altra parte. Quindi ippocrateorg.org e poi si cerca appunto l'educazione, l'istruzione parentale, la FAPE. Adesso deve ancora essere preparato, no? Non è ancora pronto, sì, sì, il sito, manca. Siamo addirittura d'arrivo. Sì, sì, manca poco, insomma. Bene, bene. Ecco, e ci vuoi dire due parole anche sui termini, no? Sulle parole, su educazione, istruzione, come mai questo nome? Ecco, sì, talvolta viene percepito come una sorta di ridondanza e vengono utilizzati questi concetti come se fossero dei sinonimi. Quindi, invece, molto spesso, ecco, vi potrete imbattere in siti sul web oppure in discussioni dove vengono utilizzati in maniera indifferente, tuttavia sappiate che perlomeno nella letteratura scientifica delle distinzioni esistono e quindi se vogliamo essere corretti, se vogliamo soprattutto comprendere un testo che effettua queste distinzioni, è importante sapere di che cosa stiamo parlando. Già. Io vi propongo di concentrarci per un attimo sulla differenza esistente tra il primo termine di queste due espressioni, cioè educazione o istruzione parentale. E dunque, educazione e istruzione, che cosa sono? Bene, entrambi compongono il cosiddetto insegnamento. Insegnare significa lasciare una traccia, un segno nel nostro discente e lo facciamo attraverso queste due modalità, l'educazione che significa tirare fuori da ciò che è all'interno già della persona che abbiamo di fronte qualcosa, etimologicamente sarebbero i talenti, un talento è qualcosa che noi portiamo già al nostro interno, quindi li tiriamo fuori, li valorizziamo e li inseriamo al contesto della società, dei valori che quella società esprime. Con istruzione invece identifichiamo quell'atto attraverso il quale noi trasferiamo delle nozioni, cerchiamo di far conoscere qualcosa al discente, cerchiamo anche di renderlo competente in qualcosa, quindi se noi vogliamo insegnare la matematica, l'italiano e così via, in realtà in quel momento siamo proprio degli istruttori, insieme formano l'insegnamento, quindi abbiamo distinto le prime due categorie e poi invece c'è la dicitura parentale. Bene, sappiate però che l'educazione parentale, che adesso capiamo cos'è, e l'istruzione parentale si possono distinguere anche dall'educazione familiare e dall'istruzione familiare. Cerchiamo di capire che cosa intendiamo. Allora, educazione sappiamo già che cos'è, quando utilizziamo l'aggettivo familiare facciamo riferimento all'assenza di intenzionalità. Quindi nell'ambiente che naturalmente si costituisce nella famiglia, il bambino, il figlio, riuscirà a esprimere i propri talenti, i genitori riusciranno a farlo sentire a proprio agio, a fargli capire quali sono i valori di riferimento della società in cui agirà nel futuro, ma lo fanno in maniera non intenzionale, senza rendersene conto, è l'ambiente familiare di per sé che crea queste possibilità e dunque educazione familiare. La stessa cosa con l'istruzione familiare, quindi il bambino impara delle cose tecniche, pratiche, che afferiscono a certi aspetti della vita quotidiana, senza però che i genitori vogliano in maniera intenzionale insegnare loro questi concetti e dunque istruzione familiare. Infine abbiamo invece l'aggettivo parentale che indica la presenza di intenzionalità e allora con l'educazione parentale noi intenzionalmente vogliamo far esprimere i talenti dei nostri ragazzi e valorizzarli e con l'istruzione parentale volontariamente i genitori prendono in mano la gestione dell'istruzione dei loro figli, quindi la loro scolarizzazione. E di fatto diventano loro i tutori
di questo aspetto della loro crescita. Con istruzione parentale, quindi, noi traduciamo l'inglese homeschooling, vuol dire fare scuola a casa, etimologicamente. Quindi noi a casa siamo padroni dell'istruzione dei nostri figli e la gestiamo, decidiamo come avverrà questa istruzione, magari seguendo un corso a scuola e non tutto il percorso che effettuano invece gli altri coetanei, andando a quella conferenza, visitando quel museo, eccetera, eccetera. Ma i genitori sono i protagonisti e vogliono esserlo. E tutto ciò è legale, no? Cioè, perché si dice la scuola dell'obbligo, no? Sembra che il bambino debba per forza andare a scuola, in una scuola pubblica. Invece non è così, vero? Allora, nel nostro paese con scuola dell'obbligo in realtà si fa riferimento alla scolarizzazione, cioè obbligatoriamente i genitori, proprio secondo i dettami della Costituzione italiana, sono tenuti a garantire che i propri figli abbiano una alfabetizzazione appunto scolastica, che non vuol dire che debbano andare nell'edificio scolastico e che l'istruzione debba essere in mano ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, eccetera. No, il genitore è garante, quindi sceglie lui come istruire il proprio figlio, o in prima persona oppure affidandosi ad altre persone. Siamo fortunati in Italia perché appunto già costituzionalmente tutto questo è garantito, sin dalla prima versione della carta fondamentale, quella del 48, e è uno dei pochi paesi d'Italia in cui in maniera esplicita si dà questa possibilità. Di solito invece questo non succede e dunque bisogna trovare mille cavilli burocratici o tante volte si ricorre all'istruzione parentale senza che vi sia una garanzia effettivamente legale, un po' sottobanco. Quindi in Italia siamo anche più evoluti di altri paesi con la nostra bella Costituzione, no? Sulla carta sì, il problema è non attuarla. Già, è vero, applichiamola. Sì. Quindi insomma sì, è fattibile, è possibile educare, istruire il proprio figlio senza per forza mandarlo in una scuola pubblica. Questo va sottolineato. Certo, Gennaro, naturalmente io mi sento anche di dire che la scuola pubblica è un presidio in generale, specialmente in una società rispettosa dei diritti umani e quindi anche capace di far crescere in maniera adeguata i nostri figli. Se invece qualcuno ritiene che non ci si trovi più in un contesto similare a quello che ho descritto, allora ha tutte le possibilità e le carte in regola per ricorrere ad altre soluzioni. Come le scuole parentali, appunto. Esatto. E proprio dalle nostre parti, cioè a Montegrotto Terme, lo scorso luglio, c'è stata la prima conferenza nazionale dell'istruzione parentale, organizzata sempre da Ippocrate Org. E è nata lì, insomma, no, questa iniziativa. Quindi, sì, esatto, quello è stato il primo incontro nazionale che ha messo la prima pietra per la fondazione di questa federazione. Ci sono i miei colleghi che vi stanno lavorando appunto da allora e io invece sono subentrato all'interno di questa realtà qualche mese fa, nel mese di dicembre, e quindi sono subentrato a lavori già in corso. Però vedete che questi lavori, durati quasi un anno, ormai stanno partorendo il figlio, che è proprio la federazione di cui dicevamo e che si pone anche come presidio, come aiuto nei confronti di chi magari ha qualche difficoltà all'interno di questo ambiente, le stesse scuole innanzitutto, cioè quelle realtà gestite in prima persona dai genitori. I genitori si mettono insieme, si radunano e i propri figli vengono istruiti da persone che loro designano. E dunque vedete che nelle scuole parentali i genitori gestiscono l'istruzione di tutti coloro che poi vanno lì per imparare,
oppure di coloro che non hanno mai sentito parlare di queste realtà, che non ne conoscono nelle vicinanze della propria abitazione e dunque si possono mettere in contatto con la federazione per avere altre informazioni e per essere guidati in questa nuova avventura. Ottimo. Ecco, quindi cosa possiamo dire ancora sull'argomento e anche dare delle, delle indicazioni per i radioascoltatori che ne vogliono sapere di più? Beh, certamente Gennaro, non bisogna sottovalutare il fatto che non parliamo di un qualcosa di recente, anzi stiamo parlando di una possibilità che una volta non era possibilità ma era la norma plurimillenaria, al contrario invece l'istruzione scolastica neonata, perché esiste da molto poco tempo, al massimo possiamo dire un paio di secoli, quindi in realtà la novità, il novus è la scuola e non l'istruzione a casa. È vero, è vero. Quindi è un ritorno all'istruzione familiare a casa. Eh sì, certo, certo. Bene, quindi... Pensa che... Vai, vai, dici. Vai. Il momento di cesura principale si è avuto con la rivoluzione industriale nel XVIII secolo, perché fino a quel momento l'istruzione dei bambini si è sempre gestita tra le mura domestiche. Nella preistoria tutto questo avveniva, potremmo dire, in maniera mitizzata, in maniera analogica, raccontando delle leggende, inventando delle storie attorno al fuoco. Quindi i bambini, gli adolescenti venivano messi in guardia dai comportamenti che potevano o non potevano condurre, pena la perdita della propria vita, attraverso appunto storie raccontate al fuoco dai più anziani. E quella era sostanzialmente la scuola. Poi con la fondazione delle civiltà si sono venute a creare delle scuole, possiamo chiamarle, dei circoli di sicuro privati, elitari, e chi poteva permetterselo poteva frequentare questi luoghi. La stragrande maggioranza della popolazione ne era del tutto esclusa. Coloro che erano in grado di scrivere erano una sparuta minoranza del popolo, no? I cosiddetti scrivi che abbiamo avuto in praticamente tutte le civiltà. E all'epoca, così come oggi, conoscere, sapere, saper leggere, saper scrivere e dunque avere la conoscenza, potersi informare, poter trasmettere questa conoscenza agli altri, poter allenare la propria mente, cosa che la scrittura permette di fare, quindi incrementare le proprie capacità intellettive, tutto questo conferiva potere alle persone che avevano in mano la conoscenza, appunto. E dunque poche persone potevano conoscere e potevano esprimere questa loro capacità anche nella gestione del potere, e la stragrande maggioranza delle persone invece no. Ecco, quindi il popolo magari si trasmetteva delle conoscenze molto parcellizzate, molto specifiche, diversi ambiti, quindi c'era il contadino espertissimo naturalmente del proprio campo, ma che non sapeva nulla di altre cose, non sapeva leggere e scrivere, così come nell'artigianato e così via. Poi, a parte qualche piccolo esperimento qua e là, proprio nel 1700 abbiamo avuto una sorta di rivoluzione, siamo in ambito anglosassone, e sulla spinta della meccanizzazione del lavoro e di un principio anche di benessere, di nuovo benessere per la società, ecco che nasce la scuola, nasce quella che possiamo definire scuola pubblica, 1700-1800. Non tutti gli studiosi sono concordi nel definire i motivi per i quali questa scuola è nata in Occidente e quali fossero anche le teorie di sottofondo per permettere una nascita del genere, quelle ideologiche. Qualcuno pensa che la scuola sia nata sulla scia delle fabbriche, no? E quindi tutti molto, ognuno che doveva fare il suo lavoro, tutti i bambini seduti al proprio banco, eccetera, eccetera. Qualcun altro invece ha visto la nascita della scuola da rintracciare nel
nell'ambito bellico e nella, nell'ordine presente all'interno degli eserciti. Quindi il suono della campanella che ti avvisa di quello che puoi fare e di quello che non puoi fare, tutti con il grembiule o con l'uniforme appunto, e così via. Ma comunque non possiamo negare che da un punto di vista prettamente teorico, tutto questo è stato possibile grazie anche alle quelle rivoluzioni sociali comunque fomentate dalle varie massonerie e che hanno spinto sul riconoscimento dei diritti umani o dei diritti più avanti sociali. Al di là di questo, comunque, ecco, non possiamo appunto non riconoscere che la scuola pubblica di certo ha favorito l'alfabetizzazione quasi completa di tutte le fasce della popolazione. Quindi questo, al di là poi di come sia nata, è certamente positivo. Ma nel momento stesso in cui è nata la scuola pubblica, questo è il fatto straordinario, è nato anche il movimento dell'istruzione parentale. Quindi per prima il 700 non diciamo istruzione parentale perché era la norma, non c'è bisogno di categorizzare così questa situazione, ma già da quando nasce la scuola pubblica ci sono stati i primi genitori che hanno detto no, noi i nostri figli non li mandiamo a scuola, forse perché non ci fidiamo, forse perché riteniamo di essere più in gamba noi e noi gestiamo la loro istruzione, quasi come quegli insegnanti privati che andavano nelle case dei più dei nobili, di chi se lo poteva permettere fino a qualche secolo prima per appunto insegnare, per allevare questi pupilli. E abbiamo avuto delle esperienze del genere per esempio in Russia. Ecco, spesso si dice l'istruzione parentale, l'homeschooling nasce negli Stati Uniti d'America. Quello moderno, sì, il movimento moderno, sì, ma le prime avvisaglie di una resistenza contro la scuola pubblica l'abbiamo avuto anche appunto nella Russia. Piccole comunità, per carità, però è già un dato da segnalare e siamo nell'Ottocento. Poi tutto passa in sordina fino alle guerre mondiali, arriviamo al secondo dopoguerra, siamo negli anni 50 e qui rinasce quello che diventa un vero e proprio movimento. Stavolta siamo naturalmente negli Stati Uniti d'America. Anni 50, qualcuno si risveglia e toglie i figli dalle scuole allevandoli a casa, ma è negli anni 60 che abbiamo un altro boom, perché è l'epoca questa delle cosiddette rivoluzioni a partire dal 1967 e queste rivoluzioni non potevano che toccare anche la sfera scolastica. Certo. Perché i movimenti di sinistra libertari dicevano ok, noi stiamo chiedendo più libertà, vogliamo il riconoscimento di maggiori diritti, ma questo diritto allora riguarda anche l'istruzione dei nostri figli, perché dobbiamo portare i figli a scuola se noi possiamo essere garanti della loro istruzione e questo diritto ci deve essere riconosciuto da parte dello Stato. E allora ecco che anni 60 e anni 70 sono costituiti proprio dal movimento di matrice di sinistra libertaria nel togliere i figli dalle scuole. Il motivo principale era il ritenere che nelle scuole si fosse troppo indottrinati, che le individualità non fossero troppo riconosciute. E se badate bene, queste retoriche le troviamo anche nell'attuale movimento dell'homeschooling. Gennaro, anni 80, abbiamo una svolta. Dalla sinistra passiamo alla destra. Perché? Perché i cristiani evangelici statunitensi si iniziano anche loro a domandare ma e noi invece facciamo bene a continuare a portare i figli a scuola? La risposta che si sono dati era no, perché sulla scia dello scritturalismo, che è quella tendenza a interpretare in maniera sempre letterale le sacre scritture, tendenza che è di matrice evangelica, protestante, nulla a che fare invece con la tradizione della dottrina cattolica. E lo scritturalismo non prevede quindi la differenza fra i vari generi letterari presenti nei numerosi libri della Bibbia, non fa
caso alle figure retoriche, insomma, quello che c'è scritto è stato scritto perché così è stato e così è e così deve essere sempre, oltretutto. Quindi la legge dell'Antico Testamento, per esempio, è sempre valida, deve valere oggi per tutto il mondo, non solo per il popolo ebraico di allora. E quindi sulla scia di queste convinzioni i cristiani evangelici hanno visto negli insegnamenti scolastici qualcosa che andava contro il proprio credo religioso e allora hanno preteso di togliere i figli dalle scuole per questo motivo, ma loro, quindi queste persone di destra conservatrici, erano molto più agguerrite rispetto a quelle di sinistra dei decenni precedenti e hanno mosso guerra alle autorità, ai dirigenti scolastici e così via. Quindi abbiamo gli anni 80 e 90 caratterizzati da questo cambiamento nel movimento dell'istruzione parentale più importante, quello statunitense, e negli anni 90 finalmente abbiamo il riconoscimento della legalità di questo approccio all'istruzione in tutti e 50 gli stati degli Stati Uniti. Poi cosa succede per arrivare ai giorni nostri? Nei due decenni successivi, quindi 2000 e 2010, bene, succede che fino alla fine degli anni 90 la maggior parte delle famiglie che attuava questo metodo di insegnamento era di stampo appunto neoconservatrice di destra, come abbiamo detto. Ma non è detto che anche nei due decenni successivi questo sia vero, cioè la rappresentazione mediatica è certamente dominante in ambito anglofono, dominato appunto da queste persone, da questi gruppi che si definiscono comunque cristiani. Ma è possibile anche che non siano tuttavia la maggioranza nei dati reali, nel paese reale. Non si hanno infatti a disposizione dei dati univoci, statisticamente affidabili su tutti e 50 gli stati, quindi non si sa quanti ragazzi siano effettivamente istruiti a casa e non mandati a scuola, ma di certo la rappresentazione che si ha a livello mediatico è fortemente connotata da questo movimento di destra. 2020, l'ultima svolta, un volano, perché con la cosiddetta didattica a distanza, che didattica non è perché è una contraddizione in termini, ma così è stata chiamata, i ragazzi si sono ritrovati per forza nelle case. E allora lì i genitori si sono resi conto di due cose fondamentali. La prima, di quanto questi figli fossero stressati durante la normale frequenza delle lezioni a scuola, cosa di cui prima non si erano resi conto. E allora li hanno visti molto più tranquilli a casa, hanno visto anche la qualità dell'insegnamento che veniva impartito a scuola, i compiti che dovevano svolgere erano troppi, erano adeguati, erano utili gli insegnamenti, erano soprattutto corretti da un punto di vista scientifico. E poi la seconda cosa era che tenere i figli a casa per istruirli poi non era così tanto impossibile come magari potevano immaginare prima. Insomma, se si fossero impegnati un po' di più ce l'avrebbero fatta, soprattutto visti i provvedimenti presi nelle scuole, quantomeno nelle scuole italiane, e quindi poi una gran parte di loro ha deciso di continuare a tenerli a casa senza riportarli negli istituti. E poi il fatto delle maschere facciali, il fatto dei sieri ha molto contribuito. C'è stata una leggera flessione quando è sembrato che tutto questo fosse finito, ma in realtà ci siamo resi conto che non è finito proprio nulla. Magari ci stiamo spostando da un ambito strettamente sanitario, pseudosanitario, un altro più fortemente connotato da un punto di vista ideologico su altri settori. Quindi comunque la battaglia rimane aperta. Sì, poi incominciamo già a parlare di questa fantomatica malattia X che sta incombendo forse il prossimo anno, se non addirittura quest'autunno, per cui sono capacissimi di ricominciare. Quindi insomma c'è stato questo grande sviluppo delle scuole parentali. Poi questo sviluppo in tutto il mondo, sì. In tutto il mondo, sì, soprattutto occidentale, sì. Non so, in Cina, in Oriente, ne sai qualcosa? Allora, di sicuro no, guarda che questo fenomeno si sta sviluppando anche nell'Oriente. Abbiamo per esempio testi scientifici che ne hanno fatto menzione nell'ambito vicino orientale, nell'ambito anche medio orientale, il mondo arabo, ci sono delle esperienze del genere. Abbiamo delle esperienze del genere anche vicino all'India, che magari non sono proprio legali, però ci sono.
e ci sono degli studiosi che hanno rilevato questo dato e che hanno cercato anche di sensibilizzare le autorità, perché queste persone esistono, questi ragazzi studiano a casa, ci sono, e quindi forse dovrebbero avere un po' più di attenzione. In Russia è molto sviluppato, anche in Russia, dove si può attuare tranquillamente, e dunque ecco, diciamo che tutte le sfere del mondo, tutti i continenti, anche l'Africa, Africa compresa, vivono questo fenomeno, magari come continuazione dell'istruzione parentale tradizionale che c'è sempre stata. Pensiamo anche alle popolazioni che sono più a contatto con il resto della natura rispetto a noi, ecco, per loro questo è molto più naturale, normale. Mentre invece noi spesso dobbiamo affidarci a dei professionisti, no? La maggior parte delle scuole parentali qui in Italia si affidano a degli insegnanti che appunto istruiscono, che educano o integrano, insomma, l'educazione familiare, e quindi affidiamo i nostri bambini qua in Italia a degli insegnanti, no? È così. E si spera, Gennaro, che questi insegnanti o che gli stessi genitori facciano affidamento a materiali didattici corretti, e che quindi siano scientificamente fondati, cosa che ahimè non è. Si è di sicuro fino al 2020 si è avuto un costante ma molto lento miglioramento nella qualità dei testi scolastici, soprattutto da un punto di vista dei contenuti. Poi invece, per quanto riguarda la forma, è un altro discorso. La forma si è sempre più avvicinata a quella dei siti web per catturare l'attenzione dei ragazzi, ma in realtà si cattura l'attenzione nei primi secondi, ma non si è in grado poi con quella grafica di mantenere l'attenzione per uno studio serio, e quindi di fatto non servono poi a nulla. Ma dal punto di vista dei contenuti erano leggermente migliorati. Poi col 2020, magari per motivazioni economiche, ideologiche, politiche, si è avuto un crollo totale nell'affidabilità contenutistica dei materiali didattici, e quindi io mi trovo di fronte a testi di qualsiasi materia che sono pieni zeppi di errori grossolani anche, e che non hanno alcun riscontro nella letteratura di settore. Sì. Bene, bene. Allora, che altro dire? Ti viene in mente qualcos'altro che possa interessare così gli ascoltatori riguardo alle scuole parentali? Mi viene in mente una cosa, cioè un messaggio rivolto a chi non ne ha mai sentito parlare. Come sempre è la mancanza di ragione ed è la mancanza di conoscenza che genera dei mostri. Se fino a qualche tempo fa in molti avevano paura di questa istruzione parentale, questi genitori sono dei pazzi, non sono in grado, eccetera, eccetera, adesso molti di questi si sono ricreduti, perché hanno fatto esperienza anche loro del fatto che tutto questo è possibile e funziona, perché la letteratura scientifica è molto chiara. Se fatta con cognizione di causa, con attenzione, eccetera, eccetera, per ovvie ragioni l'istruzione parentale funziona non solo, ma permette anche di far raggiungere risultati migliori ai bambini e ai ragazzi che sono sottoposti a questo tipo di istruzione, anche perché il genitore conosce meglio il figlio che non persone esterne, quindi saprà anche tarare meglio l'educazione e l'istruzione da rivolgere a lui o a lei. Quindi per forza di cose funziona se è fatta con cognizione di causa, e a chi invece è già all'interno di questo mondo consiglio di non focalizzarsi soltanto su un approccio teorico pedagogico, perché il meglio è dato sempre dall'integrazione di ciò che ha dimostrato di funzionare nel passato. Quindi se io sono un convinto assertore di questo tipo di approccio pedagogico, magari c'è qualcosa di buono anche in un altro approccio, perché se ha funzionato per così tanto tempo per così tante persone, forse anche per mio figlio potrebbe funzionare. E quindi capire in base alle situazioni e alle circostanze cosa può funzionare meglio. La parola magica è dipende. Per mio figlio può
essere meglio l'istruzione parentale, per mio figlio può essere meglio invece l'istruzione pubblica. Parlo sempre di tempi normali, non per forza di tempi di crisi come quelli attuali. E quindi già. Dipende da chi ho di fronte, dipende da quali sono i miei obiettivi. Certo. Bene. Allora direi che a questo punto ti ringrazio, complimenti anche per la tua preparazione, vista anche la tua giovane età, veramente, e quindi auguri anche per la costituzione così di questa federazione, che vada tutto bene, e noi appunto magari ecco, mandami un messaggio che quando è pronto anche il sito, che così lo estendo l'informazione a tutti i radioascoltatori, e che vadano appunto a visionare, a visitare il sito ippocrateorg.org per questa importante federazione che c'è scritto sul sito, insieme sotto lo stesso tetto, tutte queste numerose e crescenti scuole parentali devono avere un collegamento, è necessario un collegamento, un tetto, e che sia anche sano il tetto, robusto, equilibrato. Io ti rendo grazie, Gennaro, a nome di tutta la federazione per questo spazio che ci concedi. Figurati, più che volentieri. Bene, Iva. Allora, grazie a te, buona giornata, e ci sentiamo alla prossima, al prossimo step, prossimo passo. Grazie ancora, un saluto e a presto da Ivan Fiorillo. Ok, grazie, ciao Ivan.